Buonasera, benvenuti a Star Bene in TV, lo spazio curato dall'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste. Come sempre all'inizio vedete anche i riferimenti alle piattaforme social dove si può seguire l'attività appunto dell'azienda sanitaria. Quest'oggi, intanto chiedo subito alla regia di farmi sapere in qualche modo l'orario di chiusura, chiedo scusa anche agli ospiti se non lo chiedo mai prima. Comunque abbiamo con noi due ritorni. C'è la dottoressa Bruna Scaggiante, che è la presidente della LILT di Trieste. Buonasera, dottoressa, grazie Buonasera a per essere tutti. tornata a trovarci. E il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia, non so se si dice più della provincia, ormai qua non Diciamo si provincia per capisce. capirsi, se no ci possiamo allargare Sì, troppo, chissà dove arriviamo. Ecco. appunto, il dottor Claudio Pandullo, Buonasera a tutti, grazie cardiologo. dell'invito. Questa volta Lo cardiologo. sottolineiamo anche perché oggi parliamo della partecipazione di Trieste in movimento alla Miramar, mi pare la Miramar Family se non mi sbaglio. La Esattamente. Miramar adesso anche qua, diciamo, è il nuovo nome della Babisela. Sapete che la Babisela non può più chiamarsi Babisela, ma si chiama Miramar, che si corre, che si tiene dopodomani e Esatto. al quale appunto partecipa anche Trieste in movimento. Domanda ad entrambi, perché Trieste in Movimento partecipa alla Miramar? Io so già la risposta, ma insomma. Professor Scaggiante, prego. Grazie, grazie. Allora, perché Trieste in movimento? Beh, è già da un paio d'anni che la LILT, insieme ad altre associazioni che si occupano di cardiovascolare, è proprio con il cardiovascolare in primis che ha creato questo gruppo, dove c'è dentro anche il Comune di Trieste, abbiamo pensato di cercare di fare promozione dell'attività fisica alla cittadinanza, perché comunque questa è una parte essenziale per quanto riguarda gli stili di vita e la qualità della vita, anche per la qualità della vita degli over 50, gli over 60. E quindi quest'anno partecipiamo con il gruppo appunto al completo Trieste in Movimento, ovviamente sempre con gli slogan Prevenire e vivere, corri per il tuo cuore, ma abbiamo voluto dare un'immagine più ampia e sentita a questo programma, che è anche un progetto per gli anni a venire, almeno fino al 2018, no, Claudio, di promozione dell'attività fisica. Quindi ci crediamo moltissimo, abbiamo il gruppo più numeroso, a questo gruppo si aggiungeranno anche altre associazioni come l'AIL, l'Associazione Italiana Leucemie, Linfomi e Mieloma Multiplo, e di questo siamo assolutamente lieti, quindi avanti tutta con la promozione dell'attività Avanti tutto fisica. con giudizio, Adelante cum iuvisio. Dottor Pandullo, Sì. ecco, la questione poi è quella appunto proprio del fare movimento, quella che fate del moto, Sì, muovetevi, lo eccetera. diciamo praticamente fino a essere estremamente ripetitivi, però ecco, è da dire che noi medici e anche noi cardiologi dovremmo dare buon esempio, ecco. Quindi effettivamente diciamo a tutti sì, 5 volte alla settimana, 30 minuti di attività fisica che faccia sudare, eccetera, eccetera. Però dopo al lato pratico dobbiamo essere noi prima a metterci le scarpette e a muoverci e cerchiamo di farlo, ecco. Quindi benvengano queste iniziative che ci permettono di dare come testimone alla popolazione che lì ci sono anche i medici che dicono ma anche che fanno, ecco, Fanno. no? Ovviamente, ecco. È da dire che ci muoviamo tutti molto 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 poco perché questa mattina giravo per città tantissimi con la macchina, ecco. Allora, a quel Beh, punto oggi era proprio una oggi era giornata, una oggi è giornata possibile. pazzesca. Allora uno si domanda se effettivamente tutto questo movimento fatto non con le gambe abbia un senso, ecco. Quel che si dice effettivamente cerchiamo di fare le scale a piedi, non prendere l'ascensore, smontate una fermata prima dell'auto, andate a lavorare a piedi. Questo per dire che effettivamente per muoverci non occorre la palestra super iper complicata con la pesistica, ma basta prendere un cane ad esempio, ecco, tutto sommato quello può essere, magari qui siamo in gruppo di cinofili, quindi magari con quello sicuramente può essere sicuramente una Perché ti possibilità. obbliga ad E ti uscire, ti obbliga, se obbliga a non è giardino, muoverti ti con lui. obbliga comunque a muoverti. Ecco. Infatti, così dal punto di vista aneddotico, uno studio inglese di alcuni anni fa hanno dimostrato che i proprietari di cani morivano meno di infarto
infarto rispetto a chi non ce li avevano, no? Perché proprio c'era questo minimo di movimento che dava una mano. Quindi, tornando alle cose effettivamente importanti, cerchiamo di far gruppo con tutte le associazioni che hanno a cura la salute, quindi la LILT, l'IAL e quanti altri hanno voglia di mettersi in gioco. L'azienda sanitaria, l'ASUIT adesso, ha dato una mano importante da questo punto di vista, propagandando iniziative anche sul proprio sito, sì, per i propri dipendenti, che hanno dato una buona adesione, per dire la verità sicuramente, anche per, come dicevo prima, fare da testimone verso la popolazione su un corretto stile di vita, no? Che fa parte anche del movimento. Il movimento è importante, e se ricordiamo che previene tutta una serie di malattie, non solo cardiovascolari ma anche neoplastica, probabilmente per tutti dei meccanismi ancora non... Ecco, volevo chiedere questo, nel senso che... scacciate per questo. Poi, no, vi palleggiate, insomma, siete come Pietrangeli la pericola. È più nell'immaginario collettivo, mettiamola così, no? È più evidente che il far moto sia collegato alla salute di chi ha subito chi ha avuto un problema cardiaco, eccetera. Non è così automatica, mettiamolo così, il collegamento fra il fare moto e chi invece ha avuto una malattia, ha avuto un tumore, eccetera. E oppure è utile anche per prevenire, è utile anche dopo, come funziona? Allora, funziona così, sicuramente l'attività fisica è utile a prescindere dalla patologia, se non altro per il fatto che ha una serie di effetti biochimici anche a livello di miglioramento dell'umore, no? Che poi ovviamente incidono sulla qualità di vita della persona. Per quanto riguarda i tumori, è indiscutibile che l'attività fisica ha un peso molto rilevante, però a differenza del cardiovascolare, per le malattie neoplastiche si parla di un'attività fisica che deve essere messa insieme anche ad altri interventi adeguati, okay, di stili di vita, quali ad esempio l'alimentazione, per esempio, no? Okay. Diciamo che è assolutamente chiaro che per le malattie neoplastiche fare attività fisica è assolutamente utile, ma bisogna unirla anche ad altri interventi sugli stili di vita, in particolare quello sull'alimentazione. Che sì, poi anche qua gioco forza. Ma si parliamo la stessa lingua, sì, in fondo, sì, no? Perché di fatto un'alimentazione corretta, poche carne, poche proteine rosse, numero di grassi limitato, frutta e verdura, va bene per il cardiovascolare e va bene moltissimo anche per le patologie neoplastiche. Il grasso addominale, quello famoso che noi misuriamo in maniera cattiva con il centimetro, che è quello che effettivamente, al di là del peso corporeo, io dopo quando lo chiedo scusa se passo davanti in questo modo, ma io sono sempre preoccupatissimo quando vedo... Ah no, certo, perfetto, no, credevo che guardasse il giro vita, quindi... No, dovrei guardare anche il mio. Fortunatamente c'è un'inquadratura americana, come si dice, e quindi effettivamente... è espertissimo anche di terminologie cinematografiche. Con Bosazzi, insomma, si diventa maestri per forza. Tutte quelle situazioni che vediamo che sono dei fattori di rischio dal punto di vista cardiovascolare sono anche dal punto di vista patologia neoplastica. Il grasso addominale, la scarsa attività, il fumo di sigaretta, un'alimentazione scorretta con molte proteine animali sicuramente, pochi vegetali, eccetera, eccetera, provocano sì un aumento delle malattie cardiovascolari ma anche di quelle neoplastiche. E l'attività fisica aiuta come modo di vivere anche a calibrare tutto un welfare personale sicuramente. Ecco. Devo aggiungere una cosa, che per quanto riguarda le malattie neoplastiche l'attività fisica è anche molto importante perché aiuta anche a rilassare la mente, certo, rispetto ad alcuni pensieri ricorrenti che ovviamente possono essere piuttosto incisivi nel rendere la vita ovviamente un po' grama, certo, no? Per certo, un meccanismo poi di endorfine che si attivano, certo, con l'attività fisica, che quell'ormone della pagazione, che dir si voglia, che proprio vengono messe in movimento dall'attività muscolare, che fanno sentire meglio, perché dopo una grande camminata uno si sente effettivamente stanco ma sta meglio, e verosimilmente attivano anche una risposta immunitaria per meccanismi molto
molto sofisticati e che quello può anche dare un aiuto a affrontare meglio certe situazioni. E posso aggiungere ancora una cosa, che il punto di forza di Trieste in movimento è promosso dal, lo ripeto, dal cardiovascolare della nostra città, e che tutte queste attività sono organizzate affinché siano di gruppo. Questo è un altro punto importante, perché le persone non sono motivate a muoversi da sole. Quindi abbiamo cercato di creare tutta una serie di iniziative, questa è la più eclatante, abbiamo 451 iscritti al gruppo, che aspettiamo alle 9 davanti alla fontana di Miramare per organizzare la partenza. E questa è la più eclatante, però tutte le altre attività che vengono proposte durante tutto l'arco dell'anno con una certa regolarità sono fatte proprio per essere di gruppo, perché anche il gruppo aiuta tantissimo. È un aiuto anche psicologico, ma soprattutto chi è sedentario, perché chi è sedentario è poco motivato a muoversi da solo. Sì, non so se sei d'accordo. No, assolutamente sì, anche perché abbiamo un calendario che lo troverete appeso sul centro al centro cardiovascolare, che lo frequenta, ma viene anche proposto sul sito aziendale, dove praticamente ogni settimana ci sono due o tre passeggiate che vengono fatte in gruppo, e lì c'è lo Sterpin, fra l'altro, che si dà molto da fare da questo punto di vista, e che ripercorre molte volte la vecchia pista del treno ciclabile, che è molto gradevole, che chiaramente, essendo una pendenza ferroviaria, è una pendenza del 2 per 1000, quindi molto, ci sono anche incontri nella piscina e quant'altro, tutto per mettere insieme le persone, per cercare di farle muovere di più. Poi, come cosa, vi do un anticipo che è ancora in fase di valutazione: abbiamo avuto un incontro con il Grilli del Comune di Trieste e cerchiamo di mettere a punto un percorso cittadino dei 10.000 passi. Ah, questo sì, questo è importante. Esattamente, è una cosa importante che l'amico Andrea De Renardo l'ha visto applicato a Brescia, dove si trovano periodicamente queste persone, cittadini comuni, che fanno questi 10.000 passi, che sono la quantità di passi quotidiana che dovremmo fare per mantenerci in salute. Ormai li abbiamo anche sul cellulare, chi vuole può contare, e abbiamo cercato di individuare un percorso triestino che tenga conto di questi passi, tenga conto magari dei clou della città, non so, Piazza Goldoni piuttosto che Cavana, non so, Santa Maria Maggiore, che ha anche un po' di salita e quant'altro, in maniera tale di creare appunto una specie di pedometro, dire qui hai fatto, non so, 3.000, 4.000, 5.000 passi, vediamo se riusciamo a... sarebbe una cosa interessante anche perché presente in altre città, molte volte le persone che sono abituate a fare attività fisica, a muoversi, seguono questi itinerari cittadini che permettono anche di scoprire chiaramente delle realtà, delle bellezze del luogo. Ecco. Quanto è, diciamo così, punitiva, mettiamola così, per la salute dei triestini? Adesso non voglio buttarla troppo sul tragico, però per esempio il fatto che a Trieste rispetto ad altre città si vada poco in bicicletta per tutta una serie di questioni, non è una città salite, eccetera, non è una città fatta per andare in bicicletta, almeno in maniera, diciamo così, usuale. Francamente, io vedo tanti che vanno anche su via commerciale con la bicicletta e mi domando, so se fanno salute. Sì, francamente, al di là dello sforzo fisico, respirarsi lo smog della 28 della 2, al di là di, comunque, ecco, onore al merito a chi fa attività fisica. Effettivamente, in altre realtà, tipo nel Veneto, nell'Emilia Romagna, dove tutto è molto più piatto, sicuramente più semplice, c'è anche una mentalità più ciclistica. Mi ricordo quando sono stato ad Amsterdam, lì praticamente una città a misura di ciclista, le macchine sono tollerate a malapena e tutto il resto è piste ciclabili, piste pedonali, ma lì chiaramente è una situazione orografica particolare. Trieste è un po' più difficile, però ecco, volendo, ad esempio, su una sfrutta la parte del litorale, se uno sfrutta la pista ciclabile, ma non solo, anche quella che hanno prolungato fino a Miramare, tutto sommato si riesce a fare un'attività fisica. Esattamente, può trovare sicuramente. Ecco, come mezzo di spostamento è complicato, ecco, no? Perché se pensiamo... Però in realtà le iniziative sono tante, i posti ci sono, abbiamo anche servizi, cittadini, scoprire quello che basterebbe, voglio dire, raggiungere l'obelisco o piscina e fare... Sì, ma in realtà una volta che si prende la 2, quando sarà il tram di Ocina, che uno va su, dopo tutto pianeggiante, tutto più o meno, ecco, relativamente pianeggiante. Laddove, dottoressa Caggiante, quando appunto una
Come si convince, mettiamola così, come si convince, questa è una domanda per tutte e due, come si convince una persona che magari non ha mai fatto attività fisica ed è, virgolette, costretto a farla dopo un incidente di salute? Come si, quali relè debbono essere accesi, debbono essere attivati? Ma per quanto riguarda la mia esperienza con le persone che hanno incontrato ovviamente la malattia oncologica, il gruppo, cominciare a partecipare ai gruppi è la chiave fondamentale. E poi questi gruppi, una volta che si consolidano, diventano una cosiddetta buona pratica, sì, che dà visibilità e promozione anche agli altri. E questi gruppi poi si allargano. Questo è quello che abbiamo visto nella nostra esperienza. L'inizio è molto difficile, perché ovviamente una persona, per portarla a muoversi, la porti a muoversi solo se si trova in un contesto in cui riesce ad avere un feedback per lei di piacevolezza, di, sì, stare assieme, quindi non solamente per muoversi ma anche per ricevere, socializzare, diciamo, ecco, una convivialità, certo, una socialità assieme agli altri. Questa è la chiave che noi abbiamo visto, è importante che... Sì, per la parte cardiovascolare è, diciamo, relativamente più semplice, perché lì c'è ormai, diciamo, consolidata la riabilitazione cardiovascolare, ossia tutte le persone che hanno avuto un infarto o un problema coronarico vengono affidate per un periodo di tempo alla riabilitazione cardiopatico giù al maggiore, quindi cominciano a entrare in dei gruppi di ginnastica, chiaramente seguiti dai fisioterapisti, cominciano a muoversi anche chi non si muoveva, e per molti è diventato un riscoprire il proprio corpo, perché molte volte è questo che non si fa. Tant'è che si sono organizzati dei gruppi di ex cardiopatici, Sweetheart, Cuore Amico di Muggia, che si trovano periodicamente anche dopo 20 anni dall'infarto, sì, hanno noleggiato, sono diventati dei gruppi praticamente, ma in tutta Italia, di persone che hanno condiviso questo evento cardiovascolare e che da lì hanno, come dire, creato una nuova vita, cioè socialità, modo di stare assieme, attività fisica e quant'altro. Quindi paradossalmente la malattia come l'infarto, che sicuramente è una malattia importante, che ha delle sue complicanze, che fortunatamente adesso sono tutte molto molto ridotte, permette di creare un nuovo tipo di approccio alla propria salute, ecco. E quindi sono creati dei gruppi che dopo vanno avanti, noleggiano palestre, si trovano 2-3 volte a settimana, fanno delle gite, anche delle mangiate, ahimè. Però, ecco, fa parte, come diceva la professoressa Caggiante, di una forma di socializzazione che molte volte, paradossalmente, la malattia fa scaturire. Fa scaturire. Ne sono indirettamente testimone di questo, poi dopo le dico perché. Volevo aggiungere solo una cosa, che comunque noi crediamo tantissimo in questi programmi, e ci crede in primis ASUIT con il suo direttore generale, perché noi da sempre cerchiamo, proprio con queste manifestazioni come la Miramar Family, di arruolare il maggior numero di persone, nella speranza che poi continuino ovviamente a frequentarci. Esattamente, infatti voglio dire, ASUIT porta un bel gruppo, di una bella fetta, di questo grande In tutto quanto sarà il vostro gruppo? 451 persone. Quello che diceva prima, in prima linea degli quadri, il direttore generale ha detto, francamente è una persona che mantiene parole, perché abbiamo fatto anche dei pezzi di camminata, quelle sulla pista ciclabile, e devo dire la verità che... Ma avete una maglia vostra, riconoscibile? Sì, avremo i pettorali personalizzati, ma ovviamente la cosa più bella sarà essere tutti là, dietro lo striscione che ci rappresenta, che rappresenta questa grande rete di solidarietà promossa dall'azienda, e dove tutte le associazioni, compresa la LILT, ovviamente danno il loro contributo
perché ci crediamo, muoversi fa bene. Io ti farò per voi dalla scrivania di Sveglia Trieste, perché domenica sono di turno. Ah, bene. Allora, grazie alla professoressa Scaggiante, presidente della LILT, grazie al dottor Pandullo, presidente dell'Ordine dei Medici e Cardiologo. Grazie davvero per essere grazie a voi dell'invito. Grazie. Star Bene in TV torna venerdì prossimo, vi lascio al telegiornale, passate un buon weekend, con me personalmente ci vediamo domenica mattina a Sveglia Trieste.